Zombie Apocalypse. Il capitolo 1108 di One Piece si intitola Attenzione Mondo. Nella cover a colori vediamo delle bravissime Hancock, Reiju, Tashigi, Nami, Uta e Robin mentre bevono insieme. Il capitolo si apre con Caribou. Quest'ultimo, mentre le navi continuano a bombardare l'isola, sta trattando con Katarina e Vanogur. Il cecchino dei Kuroige gli sta puntando Senriku addosso, poiché pensa che Caribou sia un alleato del governo visto che si trovano su un'isola governativa. Ma Caribou risponde che se lo uccidessero se ne pentirebbero amaramente perché è in possesso di informazioni importantissime e difficili da ottenere. Mentre dice ciò, pensa a ciò che ha scoperto sul potere della principessa Shiraoshi e sull'ubicazione di Pluton. Poi chiede nuovamente di essere portato da Teach, così potrà rivelare tutto senza avere nulla in cambio. La scena si sposta sulla costa. I pacifista si stanno difendendo dalle cannonate dei Marines con i loro scudi bolla, destando la preoccupazione dei suddetti. Vediamo i viceammiragli Bluegrass, Hound e Guillotine. Bluegrass si dichiara frustrata per non poter fare come vuole. Hound pensa a una ritirata momentanea del Buster Call e mentre discutono sul fatto che Vegapunk sia solo un traditore, arriva la trovata del viceammiraglio Doberman. Visto che l'autorità dei pacifista ce l'ha Bonney, bisogna batterla. Adesso la piccola si sta dirigendo alla costa nord-est e lì un altro viceammiraglio prende l'iniziativa di catturarla. Si tratta di Tosa. È già alle loro spalle e si prepara ad attaccarli con la sua 10 Barrel Finger Gun, una specie di morsa a due mani con achi dell'armatura. Con la tecnica Tosa Crunch sta per acciuffare Bonney, ma una mazzata sulla sua testa lo ferma improvvisamente. Le urla di Bonney e lo stupore di Frankie fanno il resto. Risuona una risata familiare, è Broggy. Lui e Dory affermano di non riconoscere nessuno del gruppo, nonostante abbiano guardato bene le taglie aggiornate prima dell'assalto. Poi dicono di essere venuti per cappello di paglia. All'inizio Frankie pensa siano dei nemici, ma l'equivoco viene chiarito subito e Bonney chiede loro di aiutare soprattutto Luffy, Sanji e Vegapunk, rimasti indietro. Con un sorriso a 32 denti, Broggy acconsente. Poi i due capitani lasciano a un altro gigante il compito di scortare Frankie, Kuma, Bonney e Atlas alla nave. Bluegrass e Doll stanno cavalcando una Sea Beast Weapon e discutono su quanto sia pericoloso affrontare un gigante in combattimento. Doll ne sa qualcosa, poiché in passato il suo ufficiale in comando era un gigante. Si riferisce a Jaguar D. Soul. Intanto Bonney guida il gigante affinché possa trovare anche gli altri. La scena si sposta da Luffy. Mentre quest'ultimo instaura una trattativa con Vegapunk per convincerlo a spostarsi, dalle retrovie torna Saturn. Lo scienziato ammette di aver chiesto di essere portato via dall'isola, ma ora vuole prendersi le sue responsabilità e dal momento che Bonney è diventata un bersaglio, vuole dare la priorità alla sua protezione. Sanji però nota che qualcosa è cambiato in Saturn. Il Gorosei ha abbandonato qualsiasi sembianza umana. Il suo sguardo è diverso. La forma dei suoi occhi è a mandorla e sembra ricoperto di veleno dal momento che un albero toccato da lui si secca immediatamente. Ora Jay Garcia sembra un vero e proprio ragno gigante. Sanji avverte Luffy di schivare i colpi. Saturn inizia ad attaccare ferocemente con le sue zampe e Luffy, mentre schiva con fare allegro tutti i colpi, ordina a Sanji di portare via Vegapunk da lì, ignorando le sue lamentele o le sue urla di dolore. Il cuoco obbedisce e prende in braccio Vegapunk che continua a protestare. Tuttavia un calcio improvviso di Kizaru sorprende Sanji e lo sbalza via. L'ammiraglio trapassa Vegapunk con un raggio di luce nello stesso punto in cui era già stato trafitto da Saturn. Sanji riprende Vegapunk e continua la fuga e quando l'ammiraglio tenta di nuovo di raggiungerli interviene Luffy. Il capitano è enorme e con le sue braccia ha bloccato simultaneamente Saturn e Kizaru. Col pugno destro stringe Kizaru, con la mano sinistra afferra il Gorosei dalla faccia, mentre nel suo viso si scorge un'espressione di furia. Mentre Kizaru sputa sangue dalla bocca, Luffy sorride dicendo che non ha alcuna intenzione di lasciarli andare. Il suo sguardo è spaventoso. Sanji è riuscito ad allontanarsi un po' e sta cercando di far resistere Vegapunk, ma si accorge che lo scienziato sta sorridendo. Improvvisamente pare che le condizioni di salute di Vegapunk facciano accendere gli schermi di tutta l'isola e di tutto il mondo. Parte un videomessaggio preregistrato. Dopo essersi presentato, annuncia un messaggio indirizzato a tutto il mondo, che forse scioccherà chiunque,
ma che vale la pena di raccontare. Dice di avere pazienza, però, perché ciò che sta per rivelare è la verità su questo mondo. Picciotti, ma stiamo scherzando? Ma cosa ha sganciato Oda sul finale? Segnatevi la data. Il capitolo 1108 sarà uno spartiacque di One Piece. Dal prossimo, il 1109, niente sarà più come prima. Ma andiamo per gradi. Prima di cominciare, fatemi commentare la magnifica color spread di questo capitolo. Un po' piango perché avrei preferito Yamato al posto di Uta, ma va bene lo stesso. Bravissime tutte, però Nami e Boa una spanna sopra le altre, fatemelo dire. Ok, adesso iniziamo seriamente con le riflessioni. L'odio che ho provato per Caribou è uguale soltanto al fascino che Vanogur mi procura. Ma dove lo trovate uno che a pochi metri utilizza non uno, non due, ma tre mirini? Geniale. Segnatevi queste parole. Ci pentiremo amaramente che nessuno abbia bloccato Caribou dall'unirsi ai pirati di Teach. Se ce lo trasciniamo da Fishman Island, un motivo ci sarà. Vanogur e Katarina lo porteranno con sé. Teach troverà preziose le sue informazioni e grazie ad esse elaborerà un piano per entrare in possesso delle due armi ancestrali. Magari non subito, perché il potersi trasformare in Saturn è una facoltà che loro hanno puntato prima di sapere delle armi. Quindi Teach ha in mente un piano slegato da esse. Se catturare Shiraoshi mi sembra una missione abbastanza abbordabile, considerando la potenza di fuoco di Teach, trovo già più difficile mettere le mani su Pluton. Non dico che non ci proverà, ma oltre a essere una missione obiettivamente più difficile, pensiamo ai samurai o a Zunisha che può venire in 448, non penso che Pluton potrà essere risvegliata e controllata da chiunque. Io, grande regno, che costruisco una nave così potente, faccio in modo che non sia utilizzabile da chiunque si metta davanti al timone. Mi è piaciuto poi il salvataggio di Dory e Broghi con Bonney. Ho adorato il primo piano di Broghi quando la mangiona gli cita Luffy e Sanji. Super emozionante. È praticamente identico ad un primo piano a Little Garden. Interessante che Dory, non appena sente di Vegapunk, dice che è stato menzionato da quello studioso. Se consideriamo che, poco più avanti nel capitolo, Doll fa riferimento a Saul dicendo che fosse il suo comandante 20 anni fa, non c'è alcun dubbio. Dory si riferiva a Saul. Avendo portato con sé i libri di Ohara, sono sicuro che in tutti questi anni abbia studiato le ricerche degli archeologi di Ohara. Ed ecco perché Dory si riferisce a lui con questo appellativo. Mi ha fatto poi riderissimo che Broghi dica di aver controllato le nuove taglie dei Mugi, ma che non riconosce nessuno del gruppo di Franky. D'altronde nel manifesto del nostro carpentiere, se vi ricordate, non c'era la sua faccia, ma la polena della Sunny. Adoro. Chiudendo su Dory e Broghi, adesso che si stanno dirigendo da Luffy, sto letteralmente fremendo. Se Oda veramente ci dà un tag team insieme a Cappello di Paglia, potrei svenire durante la lettura del prossimo capitolo. E adesso passiamo al luogo dove sta succedendo di tutto, da Luffy e Sanji. Mi ha a dir poco inorridito la nuova forma di Saturn. Decisamente più ragnesca, più mostruosa e dunque meno umana. Quegli occhi obliqui fanno veramente paura e come mi ha fatto notare Levi in live, assomigliano spaventosamente agli occhi di Sanemi di Kimetsu no Yaiba. Mentre Saturn si lancia all'attacco, Kizaru colpisce Sanji che, disgraziatamente, perde il controllo su Vegapunk, il quale viene colpito da Kizaru. Dagli occhi dell'ammiraglio sembrano scendere delle timide lacrime, momento di pathos clamoroso. Sanji riesce poi a riprendere un esanime Vegapunk in braccio, e nel frattempo Luffy ferma sia l'ammiraglio che l'astro di saggezza, in quella che reputo una delle tavole più belle di Egghead. Questa tavola mi ha ricordato tantissimo una tavola di Wano, quando Luffy gigante si stava scagliando da Kaido. Potentissima. Oda in questo capitolo rende il Gear Fifth perfettamente credibile anche nei momenti seri. Questo perché, come nello scorso, ha deciso di non mostrare la faccia di Luffy.
In questo caso perché lo vediamo di profilo. Nello scorso gli occhi erano coperti dai capelli. Così facendo, non crea un contrasto con le espressioni gioiose della forma Nika. Voglio far notare che da un po' di tempo a questa parte, il maestro Oda ha migliorato nettamente la gestione del Gear Fifth. E, va detto, anche noi lettori ci siamo ormai abituati a questo power-up. Tutto è bene quel che finisce bene. Non per tutti però, perché il povero Vegapunk mi sa che ci sta per lasciare. Sanji che gli dice di non mettersi a ridere è quasi una sentenza. Sappiamo tutti cosa significhi quando uno dei buoni, in un momento di particolare difficoltà, inizia a sorridere. Da notare poi l'inquadratura di una stanza del laboratorio, dove vediamo un elettrocardiogramma che improvvisamente diventa piatto. E da questa situazione scatta il video dello scienziato rivolto al mondo intero. Vegapunk dice che svelerà i segreti del mondo. Dunque, che cosa rivelerà Vegapunk? Consideriamo alcune cose. Vegapunk sa del livello tecnologico del Grande Regno. Tant'è che dice che Egghead non è il futuro, ma il passato, in quanto realizzata di immagine e somiglianza del regno antecedente al governo mondiale. Di più, ha potuto studiare uno dei robot di quel periodo. Ha poi ficcato il naso sulla vera storia, che gli ha garantito una condanna a morte, e sa di Nika, il guerriero della liberazione. Altra cosa, sa anche degli eventi di Lulusia, poiché York ha mandato il power plant per far funzionare Mother Flame. E, ciliegina sulla torta, Vegapunk ha incontrato Soul a Elbaf. Insomma, Vegapunk sa veramente tante cose. Ma chiediamoci, quali di queste cose dirà nel suo discorso? Partiamo da una premessa fondamentale. Non può aver registrato un video di mezz'ora. Lo scopo di questo video è scioccare il mondo intero, per fargli capire quanto sia corrotto il governo mondiale. Quindi la parola d'ordine è immediatezza. Vegapunk divulgherà le informazioni che reputa più importanti, che per me sono: perché il governo cerca di impedire lo studio della storia, cosa sta facendo attualmente il governo mondiale e chi c'era prima di loro. Partirà spiegando che gli archeologi di Ohara sono stati fatti fuori non per lo spauracchio delle armi ancestrali, ma perché avrebbero potuto divulgare ideali invisi al governo. Spiegherà che il recente episodio di Lulusia è dovuto alla spietatezza del governo, che ha utilizzato un'arma su dei poveri civili che si erano ribellati ad un sovrano corrotto. E concluderà con un focus sul Grande Regno, arrivando a dire cosa è successo 800 anni fa, ma soprattutto dirà il nome di questo regno. Se vi ricordate le parole di Clover nel flashback di Ohara, il nome del Grande Regno è la chiave di tutto. Appena i Gorosei hanno capito che Clover lo sapesse, hanno ordinato di farlo fuori. Chi segue il canale sa già come la penso. Per me il nome del Grande Regno è Binks. E il governo non vuole che questo nome si sappia, perché si ricollegherebbe alla canzone Il liquore di Binks, che trasuda i valori che il Grande Regno presumiamo avesse. Per chi vuole un approfondimento su questa teoria, vi lascio in descrizione il link al video. Ma un'altra strada sul nome è che esso inizi con la D, dal quale deriverebbero tutti quelli con la volontà della D. Il nome più quotato è il Regno di Dawn, ma c'è anche Dreamland. Nessuno può sapere per certo quale possa essere, ma la cosa certa è che sarà un nome che ci lascerà a bocca aperta e che fa sì che siamo in trepidante attesa per il capitolo che uscirà settimana prossima. Non vediamo l'ora. Detto questo, picciotti, il mio voto al capitolo è 8,5. Scriveteci il vostro nei commenti e diteci quale pensate che sia il nome del Grande Regno. Noi ci vediamo alla prossima e sayonara. Bene, picciotti, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!